realizzare un festival di giornalismo nel 2021 risiede nel fatto che chi ascolta, chi legge, chi consuma, tra virgolette, informazione, ha sempre più bisogno di luoghi che possono diventare una comunità. E la storia degli ultimi 5, direi anche più, 7 anni di giornalismo nel mondo ci ha insegnato che di fatto, conformemente a quello che accade sui social, il giornalismo e i giornalisti hanno bisogno di incontrare dal vivo i loro lettori, i loro ascoltatori. E realizzare un festival significa incontrarli di persona, scambiarsi le idee, ragionare sul presente, sul futuro del giornalismo, capire come rendere vivo e attivo questo legame e anche come guardare al futuro. Decidere di fare un festival del giornalismo è dirompente, significa in qualche modo raccontare e valorizzare il lavoro di tante persone che dedicano la vita a raccontare quello che succede nel nostro caso nel mondo. L'importanza che spesso si dimentica, soprattutto in Italia, che il giornalismo è un pilastro fondamentale della democrazia. Senza giornalismo non esiste paese, non esiste società civile, non esiste la possibilità di andare contro a un governo quando fa qualcosa di sbagliato. E noi, questo è il nostro lavoro. Forse dopo questo anno e mezzo di più di pandemia, uno dei bisogni, dei tanti bisogni che abbiamo sentito tutti più urgenti, è anche quello di un'informazione corretta, di un'informazione approfondita, non spettacolare, che ci dia un po' le direttive per capire che cosa sta succedendo. E quindi, insomma, fare un festival di giornalismo credo che sia sempre qualche cosa di interessante, soprattutto in un contesto locale, perché nel contesto locale che forse si creano delle community, insomma, di persone che cominciano a seguire un certo tipo di testata, di giornale come la vostra, Eraldo. E quindi sì, penso che sia una cosa interessante e importante proprio in questo momento.